Allora, io direi che possiamo pullare. Allora, vi ricordo che la mia wishlist in questo caso è la Falcon, perché mi manca l'overboost per Zac. La nuova arma di Eris, che comunque dà danni vento e può essere una buona alternativa per giocare Eris come healer e attaccante. Se non si può debuffare, almeno facciamo qualcosa di danno. Sephiroth, che comunque continuo a cercare la sua arma principale, che almeno per me rimarrà comunque la sua arma principale, ovvero la Edge Wings, perché voglio portarla a qualità massima. Per Lucia avevo messo la Pulse Gun, ma probabilmente la cambiamo, perché effettivamente già ce l'ho con 3 overboost e mi sembra un po' esagerata. Invece per Matt l'andiamo a cambiare, perché la Core Defender ce l'ho già con overboost, e rimettiamo la Prime Number. A questo punto per Lucia la cambiamo e mettiamo l'arma di Barrett dell'Assault Gun, perché l'Assault Gun mi dà difesa fisica per tutti e io non ce l'ho quest'arma, e invece può essere molto utile, può essere molto utile, dipende ovviamente la situazione. Quindi questa sarà la mia wishlist. Detto ciò, arriveremo fino al sesto stamp, perché mi interessa soltanto l'arma di Cloud, perché l'arma di Cloud mi dà praticamente difesa magica per tutto il party e potrebbe essere un'alternativa quando non posso debuffare. Ricordiamoci che io utilizzo Cloud come DPS fisico, quindi il suo setup principale è Hard Edge per ridurre la difesa fisica e poi la Murasame per fare danni fisici. Quindi diciamo che gioco praticamente sulla falsa linea di come gioco Sephiroth, perché Sephiroth lo gioco con la Wing Edge più la Unibi per potenziarmi l'attacco magico. Quindi queste sono le mie build principali. Allora, intanto vediamo vediamo cosa riusciamo a, quanti stamp soprattutto riesco ad ottenere, perché anche in base agli stamp possiamo decidere cosa fare. Ottimo. Ottimo, 3 stamp subito, va benissimo. Speriamo di ottenere qualcosa però. Speriamo di ottenere qualche arma, perché il fatto di avere una multivuota con 3 stamp è un po' una cazzata, perché vi ricordo che non ci sono le garantite. È lo stesso discorso che facevo oggi pomeriggio. Cioè, qui non avendo le 5 stelle garantite, non è detto che voi spendete le gemme e possiate ottenere i risultati sperati. Allora, vediamo un parry o un'evasione, ti prego. Ottimo, parry. Quindi qualcosa c'è. Ed è di Zac, quindi probabilmente la Falcon. Overboost per la Falcon. GG, ottimo. La Falcon la tengo, perché se mi esce un altro overboost per la Falcon ci sta. Vi ricordo che ovviamente le armi da DPS richiedono gli overboost. C'è poco da fare, quindi... Ok, andiamo a fare un'altra multi. Vediamo. Anche 2 stamp mi accontenterei. 4! What? Culone. Vogliono farmi arrivare al costume? Vabbè, qui possiamo skippare perché sicuro c'è l'arma, perché già lo sappiamo. Ok, solo l'arma... solo l'arma di Cloud. Perché ovviamente qui abbiamo solo l'arma di Cloud. Eccola qua. E questa... anche a singola copia a me va benissimo, non ho bisogno di averne più copie, sinceramente parlando. Non mi interessa averne più copie. Sono a 7 stamp. Qui però metto il costume di Seppo. Il costume di Cloud sinceramente non mi interessa nel caso. Allora, io in realtà qua proverei, perché se mi uscissero altri 3 stamp... o altri 2, sinceramente parlando, non sarebbe male.
Allora, vabbè, proviamo l'esperimento. Vediamo se magari ho fortuna e mi escono tipo 5 stampo tutti in una volta e tagliamo la testa al toro. Me lo immaginavo che qua il gioco mi inchiappettava. Perché poi la cosa brutta del gioco è questa. Che ti fa credere, ti fa sperare e poi ti fa... E ti inchiappetta. Vabbè, speriamo che almeno ci sia qualcosa, dai. Alla fine mi è andata molto bene con le prime due pull, sinceramente, quindi non mi posso lamentare. È come gratta e perdi, sì. Vuoto assolutamente. Ti fanno vincere all'inizio per poi fregarti alla fine. Ecco, multi vuota, perfetto. Però non è detto. Vediamo se fa il critico. Eh no, critico 9999, ok. Vuota. Madonna, uno stamp e vuota. Cioè, proprio questa da bruciare come multi. Volevi! Vole, guarda che fascia! Guarda che fascia! Non se l'aspettava! Va bene, andiamo avanti a sto punto. Vediamo se riusciamo a rifarci. No, no, ci stava, è giusto. Lo accetto. Qua 5 stamp. No, vabbè, basta. Ci ho sperato troppo. Mi sa che qua ci fermiamo, basta. Non continuo più. Fossero stati 2-3 stamp. Cloud vestito, quindi arma banner. Attenzione, cambia tutto qua. Attenzione. No. Ah, mi è uscito un off banner addirittura. E Zac, quindi un'altra Falcon. Allora, io sapevo che l'animazione di Cloud vestito era arma banner, e invece no. Madonna, mi è uscita l'off banner di Red. Ok, almeno abbiamo un'altra Falcon, mi piace. Due overboost per la Falcon, mi va bene. Ah, non ce l'avevo, tra l'altro. Volevi! Vole, guarda che fascia! Guarda che fascia! Non se l'aspettava! Ah, ok, questa è Magic Heal. Single target, oddio. Neanche un granché. Va bene. Direi che non è andata male. E che però ormai gli ultimi tre che fai? Non li facciamo? Vediamo, proviamoci, dai. Tanto ormai le abbiamo spese ste gem. Tanto lo sapevo che mi finiva così a me stasera. Vabbè, eccoci qua. Minchia. Poi bastardi me lo fanno apposta, mi ci fanno arrivare piano piano. Anche se non vuoi pullare, dici no, vabbè, pullo solo per l'arma. Niente, io non me lo levo sto vizio. Non me lo levo sto vizio. Perché io ci credo. Cioè, quando poi vedo queste cose, mi inizio a fomentare, ci credo. Sono anch'io un essere umano. Perché ci credo, mi faccio baitare dal gioco. Mi faccio baitare, io stesso. Altra multi vuota, tra l'altro. Almeno l'animazione sembra vuota. Mamma mia, questa è stata bruttissima. Comunque, ecco, mi fa piacere fare questo pull. Perché così, quando c'è la gente che mi commenta e mi dice di... Ah, ma che senso... Cioè, bisogna pullare, non bisogna pullare. Vi sto dimostrando che anche se voi utilizzate le gemme o comunque tentate di fare una roba particolare, può succedervi questo. E quindi poi che fate? Quittate dal gioco, perché quando vi succede una roba del genere, quittate poi. Perché funziona così. Funziona letteralmente così. Quittate e basta. Dai, dammi questi due stamp almeno. Dammi sto costume. Niente, proprio fino alla fine mi hanno inchiappettato. Vabbè. Ora capite il perché delle volte è meglio fermarsi all'arma o è meglio non pullare proprio. Cioè, vi sto dando la dimostrazione, a me fa anche piacere sta cosa, infatti lo pubblicherò sto video, pubblicherò proprio questa pullata
proprio per farvi vedere quello che può succedere. Esatto, possibilmente ora la prossima pull mi dà 5 stamp. Sono d'accordo. Ora la prossima pull mi darà 5 stamp. Altra multi vuota. Altra multi vuota. Altra multi vuota. Altra multi vuota. Cioè, a me, ripeto, a me fa piacere perché state vedendo quello che può succedere in gioco. E così capite il perché io vi dico di skippare e perché vi dico che alcuni banner non conviene. Non conviene delle volte proprio pullarci per evitare queste truffate, proprio perché queste sono delle truffate, letteralmente. Vabbè, abbiamo il costume, però abbiamo speso tanto. Abbiamo speso tanto. Spero che almeno in questa multi ci siano 10 5 stelle, perché almeno con la scusa si fanno perdonare. Ah, vabbè, mi avesse dato 2 stampe era il minimo. Altra multi vuota. Niente, adesso sapete che cosa vuol dire. Adesso sapete che cosa vuol dire e che cosa può succedere. Questa è la dimostrazione palese. Sono contento in realtà di aver shaftato un pochettino. Sono contento, sono sincero, sono un po' contento di aver shaftato. Perché così, quando penserete al fatto che io vi dica il banner non vale le gemme o comunque vi conviene skippare per un motivo o per un altro, la prima pagina, ho fatto solo la prima pagina. Non potevo farne di più, una sola pagina ho fatto. Quindi la prossima volta che uscirà l'analisi del banner io vi dirò attenzione al banner perché potrebbe non convenirvi, adesso sapete il perché. Così siete a posto.